E la partita è finita da quasi un'ora, ma Mancinelli è ancora in campo perché non è riuscito ancora a divincolarsi e andare alla meritata doccia, e ne ringraziamo innanzitutto per la pazienza. Partita clamorosa di Stefano Mancinelli, 28 punti, 34 di valutazione, ha tirato benissimo. Partita tanta firma di Mancinelli oggi. Comunque per la cronaca, Torino vince 74-73 su Napoli nell'anticipo di mezzogiorno del campionato di Gold. Dici qualcosa perché sei strepitoso. Grazie per le belle parole, ma niente, secondo me ha fatto sì, ho giocato una bella partita, però assolutamente non possiamo partire in questo modo, dobbiamo cercare di migliorare l'atteggiamento iniziale, cosa che è successa spesso quest'anno, sono 3-4 partite, e siccome vogliamo andare in Serie 1 non possiamo permetterci questi atteggiamenti iniziali. E per il resto siamo contenti ovviamente perché abbiamo vinto, però bisogna partire meglio. Infatti questo potrebbe, se vogliamo proprio cercare in questa giornata di grandi sorrisi, perché quando si vince così si è tutti contenti, un po', se vogliamo fare un po' gli avvocati delle cause perse, allora l'inizio di Torino è spesse volte un pochino stentato, soprattutto il primo tempo abbiamo fatto zoppicato un po' in qualche partita, al di là del fatto di qualche problema di Amoroso che abbiamo scoperto in corso d'opera che ha avuto forse qualche problema fisico, ci dicevano, c'è qualche altro motivo per cui non si entra con la voglia di mangiarsi il campo? Ma ti dirò, preferisco partire male come oggi e vincere, come la Capodorlando abbiamo partiti bene, abbiamo perso, preferisco come oggi, preferisco. Però, beh, scherzi a parte, non lo so qual è il problema, però cercheremo di migliorarlo e arrivare a fine campionato con l'atteggiamento per 40 minuti. Il campionato dice che Torino è ancora in lizza per il podio, comunque nonostante la sconfitta di Capodorlando, a breve ci sarà Trento, ma prima c'è una Trieste che forse è stata già sottovalutata una volta. Sì, non è stata sottovalutata, hanno fatto un canestro incredibile con Carra, hanno fatto un'ottima partita, non eravamo al completo, mancavano 3-4 giocatori, quindi non abbiamo sottovalutato, hanno giocato proprio loro una gran partita, noi abbiamo giocato una buona partita, però alla fine sono stati più bravi di noi. Il livello di questo campionato, per te che sei nuovo a questo campionato, come lo reputi? Tu hai giocato in altri palcoscenici, in altre realtà importanti, giocando il meglio che si può giocare anche a livello internazionale. Cosa lo reputi del livello di questa Lega 2 Gold? Ma sicuramente è un campionato molto difficile. Sono ottimi giocatori, la maggior parte potrebbe giocare tranquillamente in Serie 1, ci sono italiani forti e il campionato non è semplice perché devi, è un po', non lo so, io la prima volta che lo faccio mi aspettavo questo livello, ti dico la verità, non sono arrivato qui dicendo arrivo dalla Serie 1, dall'Eurolega a fare il fenomeno, sinceramente non è il mio carattere, sono arrivato qua e sapevo di affrontare comunque gente preparata a livello tecnico, mentale, tutto quanto, quindi un ottimo campionato. È sicuramente difficile vincerlo. La partita di Stefano Mancinelli oggi non lo facciamo mai di solito ad persona, ma oggi vorrei sottolineare una cosa. Due triple di importanza fondamentale, tuo movimento classico, spalla a canestro che ci ha tenuto in linea di galleggiamento fino alla fine, ma una cosa che non si vede in questo tuo clamoroso scout è una palla recuperata buttandoti contro il vetro e ancora aperto. La voglia di vincere di Mancinelli oggi è stata veramente pazzesca. Sì, voglio vincere sempre, dico la verità, ma comunque anche i miei compagni non abbiamo fatto una gran partita di squadra, però per dirti, secondo me è stato importante anche Gergati che ha fatto due o tre triple incredibili, Valerio, anche se non avendo giocato una grande partita, però ha fatto 3-4 cose per rimetterci in partita, quindi alla fine sì, ho giocato una buona partita io, ma l'abbiamo già vinta tutti quanti. Bene Wojciechowski, ha fatto bene 9 punti, 12 di valutazione, ha rimpiazzato bene diciamo il problema di Valerio, poi Valerio comunque l'ultimo minuto ha tirato la carretta anche lui. Sì, ma noi siamo, certo, per vincere un campionato bisogna essere tutti, non bisogna affidarsi a uno o due persone, due giocatori, poi una volta sì una partita puoi vincere affidandosi a un giocatore, però se vuoi vincere dei campionati devi giocare in 10 giocatori, non devi pensare a fare punti, a guardare le statistiche, l'importante è certo, andare in campo e vincere, poi per il resto se ne frega. Continueremo a seguire per Cuore Gialloblu questi campioni fino alla fine di questo campionato. Nel frattempo ti voglio lasciare con una bella notizia, è in atto una colletta per ripagare il vetro, non te ne devi preoccupare. Va bene, mi ha detto che era corta l'intervista, sono stato qua da 45 minuti. Ci salutiamo, ciao Stefano, grazie.